Donzelli dice che l'opposizione è arrivata in ritardo nel chiedere le dimissioni sul caso Bignami, ovvero che chi inizialmente l'aveva criticato poi si è chiarito e quindi non ci sarebbe più un caso Bignami. Siete arrivati in ritardo. Guarda, il caso Bignami c'è a prescindere, quindi da questo punto di vista quello che lui ha fatto è un fatto estremamente grave, non è che è chiarito, è evidente che lui ha esercitato e si è voluto sostituire quasi al ministro Piantedosi e questo è un fatto molto molto grave, ma del resto siamo abituati alle difese d'ufficio di partito una volta verso Donzelli del Mastro, adesso attraverso una procedura di reciprocità quasi osmotica adesso verso Bignami. Anche insomma, attraverso i suoi parlamentari compatto contro la mozione che avete presentato di sfiducia al sottosegretario? Questo non lo sappiamo, dobbiamo vedere. Penso che sarà be bello vedere e anche triste che la maggioranza voti contro questa mozione di sfiducia. Che cosa deve accadere affinché un sottosegretario lasci il suo posto dopo quello che è accaduto?